Buonasera tifosi nerazzurri, benvenuti a Extra Time, l'appuntamento del lunedì sera. Torna a farci compagnia Massimo Paganin. Buonasera Max. Ciao Federica, buonasera a tutti, ciao Albi. Sempre presente Alberto Santi, ciao Albi. Ciao Federica, ciao Massimo, buonasera, ben ritrovati. Approfondiamo ulteriormente la nostra analisi con il punto tattico. Quali spunti ci hai portato oggi, Max? Ma sono quattro spunti, allora due riguardano ovviamente un focus su due giocatori. Il primo è ritrovare la fiducia. Il secondo riguarda Dalbert ritrovato, perché a mio modo di vedere ieri probabilmente è stato il migliore in campo dal punto di vista della propositività. L'ultimo arrivato è Cedric, e quindi l'analisi su Cedric, e poi il ritorno all'Europa, il ritorno dell'Europa, comunque all'Europa per quanto riguarda l'Inter, perché è chiaro che dalla prossima settimana ricominciano gli impegni importanti. Poi ci sono tra l'altro di settimana in settimana, 14-21, quindi due partite da dentro fuori, e sono le partite più belle da giocare, sono quelle che ovviamente ti fanno star bene, nel senso che in questo momento l'Inter potrebbe essere in una posizione di classifica dove non sei né carne né pesce, come si suol dire, no? Sei nella terra di nessuno e puoi non trovare degli stimoli, anche se non è bello da dire, però può succedere che dal punto di vista mentale molli un po'. In Europa, dentro fuori, quindi il bello è quello di giocare delle partite a scontro diretto. Sono partito dall'ultimo punto, se vuoi, ma è forse quello più bello, perché è quello che dà quel tipo di sensazione ed è la cosa più importante, anche per fare in modo che la spina si riaccenda molto in fretta. Partiamo dal primo, come si ritrova la fiducia? Ma ritrovare la fiducia, è chiaro che se andiamo a vedere, ho preso delle immagini, perché fino a qualche mese fa parlavamo di come l'Inter costruisse bene dal basso, adesso invece è in difficoltà. Qui è un'azione di Seri che cerca immediatamente, vedi Nainggolan che è molto lontano dalla palla, non ha trovato immediatamente la posizione sul campo, la palla va al Bologna che ricomincia l'azione nuovamente da dietro, quindi la palla ricomincia dal Bologna che accelera, la palla va nuovamente in profondità, viene data nuovamente ad Handanovic, che invece di giocare il pallone, eccolo qua, vedi, Brozovic va incontro, fino a poco tempo fa avrebbe giocato questa palla a Brozovic che avrebbe costruito da dietro, adesso invece la calcia lunga e la palla torna nuovamente al Bologna, e quindi la difficoltà è data anche da questo, no? Dallo stato d'animo con il quale stai vivendo il momento. Qui un'altra azione, con palla a Tefrai che dà la palla indietro ad Handanovic, di nuovo Perisic va incontro, guarda, perché di nuovo Perisic va incontro per ricevere il pallone e di nuovo Handanovic non si sente sicuro. Quando non sei sicuro, quando manca quella fiducia, il pallone, diciamo così, scotta un po' dei piedi, non fai più quelle giocate con quella serenità, quella tranquillità che c'era fino a poco tempo fa, e di conseguenza vai ovviamente in difficoltà. Qui ne vediamo un'altra, e questa è emblematica, credo quella del secondo tempo, con Perisic che porta il pallone, lo scarica prima a Brozovic che va in sovrapposizione, che eccolo qui, sta cercando dei compagni, non li trova, alza, guarda, scarica di nuovo la palla non va avanti, non riescono a giocarla, lui dà la palla, tra l'altro eccolo qui, guarda, gli dice vai avanti, niente, Dalbert torna indietro, questa palla va a Skriniar che cerca una palla in profondità in verticale su Icardi, ma sono quasi 30 metri di passaggio ed è chiaro che è facile per gli avversari andare a chiudere la linea di passaggio, ma è stato proprio questa mancanza di idee in quel preciso momento della partita che ti dà la sensazione di come la squadra in questo momento stia vivendo un momento di difficoltà. Nella fase di costruzione manca la fluidità di manovra, la fluidità di manovra è data da cosa? Dal movimento nello spazio, perché il calcio è molto semplice, movimento nello spazio con i tempi giusti, però i giocatori si devono muovere per voler ricevere il pallone, ci sono dei momenti nell'arco del campionato dove questa sensazione viene meno e di conseguenza ci sono delle difficoltà. Un Dalbert ritrovato però. Sì, mi è piaciuta molto, devo dirti la verità, era forse uno dei giocatori più fischiati dal pubblico, più beccati, non tanto per le prestazioni dal punto di vista tecnico, ma per quella mancanza di personalità che invece il pubblico di San Siro vuole, no? Dai suoi giocatori, perché lo sappiamo, l'interista e a San Siro vuole giocatori di personalità, non c'è niente da fare, o ce l'hai o non ce l'hai, se non ce l'hai purtroppo ti fischiano e devi trovarla. Qui Dalbert, andiamo a vedere, molto bravo qui a chiudere la diagonale e poi andare ad attaccare Orsolini che è bravo nell'uno contro uno, lui però lo ferma, quindi è entrato in partita con la giusta voglia, con la giusta convinzione, con la giusta determinazione, e qui trova anche addirittura un 1-2 molto bello con Perisic e dà questa palla dentro in scarico a Vecino. Questa è una gran palla, un'ottima azione, però è quello che si vuole da lui, no? Dai la palla, vai ad attaccare la profondità in maniera propositiva, eccolo qui, vai ad attaccare lo spazio, metti in difficoltà il tuo avversario diretto. Questa è una palla perché ha alzato la testa, ha visto dove era Vecino, gli ha dato questa palla dietro. Poi Vecino in quel caso avrebbe dovuto cercare di trovare la porta, quanto non era facile perché aveva due uomini in mezzo, però con il corpo un po' più avanti probabilmente sarebbe riuscito a trovare la porta, ma era una di quelle occasioni che dicevi tu prima che l'Inter non è riuscito a sfruttare in un momento importante della partita. Il terzo riguarda l'ultimo arrivato dalla finestra di mercato, Cedric.
Sì, ha fatto delle buone cose a mio modo di vedere, soprattutto sull'attenzione dal punto di vista difensivo, dove è andato bene a chiudere su un paio di diagonali. Qui ne vediamo una nel primo tempo dove è molto bravo, vedi, segue Palacio, è molto bravo ad anticipare, è pronto ad andare a chiudere sulla diagonale e poi legge bene la situazione per ripartire, perché in questo momento è ripartito da dietro, ha trovato una buona linea di passaggio. Qui stessa cosa, riceve la palla, trova una buona linea di passaggio nella fase di costruzione, Candreva viene incontro, quindi ha lavorato bene la catena di destra con Vessino che poi va ad attaccare la profondità e riceve il pallone. L'ha fatto poco l'Inter, poi la palla è arrivata a Nainggolan che non l'ha gestita bene, però sono queste le cose che devono essere fatte. Qui invece è molto bravo, è su Palacio all'inizio, sulla fase dell'azione, sulla costruzione, dove l'Inter sbaglia, la palla va a Poli che mette questa palla ad un compagno in un rimpallo, va dentro l'area di rigore, poi di nuovo Poli che va a calciare, Cedric è molto bravo a leggere la situazione, ad andare a chiudere sulla diagonale, qui molto attento, quindi è molto importante per un giocatore come lui avere quel tipo di attenzione, perché è chiaro che lì devi poter andare a chiudere sulla diagonale e quando giochi in una grande squadra sai benissimo che prevalentemente giochi nell'uno contro uno contro il tuo avversario, quindi diciamo che lui lo ha fatto bene da questo punto di vista. E infine il ritorno dell'Europa che deve, immagino, servire anche un po' come stimolo. Al pari della Champions League è una competizione importante, da dentro o fuori. Come la Champions League, adesso siamo arrivati ai sedicesimi, non è agli ottavi, quindi hai un turno in più, però è una competizione secca, dove le partite si giocano e la parte emotiva fa la differenza. Adesso è la Coppa UEFA come... Sì, assolutamente, come era la mia, sì, ma voglio dire proprio come la Champions League in questo momento da dentro fuori, quindi sì. La parte emotiva fa tutta la differenza del mondo, l'approccio alla partita, sai che non puoi sbagliare e quindi sei in equilibrio su un filo, no? Ovviamente, ed è molto importante perché quel tipo di sensazione ti fa crescere dal punto di vista mentale.